Salve a tutti, sono Mr. Camarium. Oggi in un breve video vi faccio vedere come realizzo l'effetto pietra sui diorama. Perché tra le tante cose che mi piace realizzare, realizzo anche dei piccoli diorami, giusto per farvi capire i diorami quali sono, per chi non li sa, quello che si fa normalmente per il presepe. Soltanto io non faccio il presepe, anche se dal punto di vista artistico mi piace, comunque non realizzo presepi, ma quando è stato un anno, 2 anni fa, ho realizzato invece l'Arca di Noè, ho realizzato anche i Tempi di Salomone e sperando che arriverà presto anche la mia stampante 3D Arnet A8, comincerò a realizzare anche qualche altra cosa. Anzi, secondo me ricomincerò a rifare di nuovo il progetto dell'Arca di Noè e quant'altro. Quindi vi lascio al video, ricordatevi di mettere un bel pollice, di condividere questo video e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e soprattutto fate girare questo video tra i vostri amici e aiutateli a iscriversi a questo canale. Buona visione! Allora, ci serve del diluente, un pennello, queste pietre che ho preso da Marina di Camerota e nient'altro. Adesso vi faccio vedere come si fa. Il diluente reagisce con il polistirene, quindi prendiamo la pietra, le pietre sono porose, quindi assorbiranno il diluente e le appoggiamo sopra. E ripetiamo questa operazione per tutte le pietre. Scegliete pietre che abbiano una superficie piatta. Staccare. Adesso ci serve una siringa e della colla vinilica. E cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo aprire, se ci riusciamo, ecco qui, aperto. Prendiamo, devi guardare dentro, sai? Prendiamo la colla, ok. Poi andiamo qui e cerchiamo di riempire, guardare dall'alto, gli spazi vuoti creati dal solvente. Non vi preoccupate delle sbavature, perché questo tipo di colla alla fine, quando si asciuga, diventa trasparente. Allora, per questo lavoro utilizzeremo una pasta a stucco già pronta, un bicchiere vuoto, dopo faccio vedere per cosa, un pennello, dell'acqua, una siringa e un cucchiaino. Allora, per riempire le parti vuote dove ho messo le pietre, prepareremo questa miscela. Quindi facciamo in questo modo, con un cucchiaino prendiamo un po' di questa pasta qui che è stucco, mettiamo nel bicchiere, chiudiamo per evitare che si asciughi, poi con la siringa aggiungiamo dell'acqua, un po' di acqua, si deve vedere dentro, lo so, ok, e impastiamo in modo che possa venire un qualcosa che si possa lavorare. Evitate che possa venire troppo liquido,
si può finire un po' liquida, dopo crepa, fa le crepature. Ok, alla fine vi dovete trovare una cosa del genere, quindi ok, vai qua sopra. Allora prendiamo il materiale e cominciamo a riempire le parti vuote. Attenzione a non coprire troppo la pietra.